Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo videoblog. Vi chiedo subito scusa per il mio aspetto, ma oggi è lunedì e io sono stanca come se fosse già venerdì praticamente, perché è stata una giornata, un inizio di settimana, diciamo col botto, perché oggi c'è stato sciopero degli autobus qui da me nella mia città e quindi mi sono fatta un'ora e mezza a piedi in salita per arrivare a casa mia. All'una del pomeriggio, no, alle 2 del pomeriggio, quindi sotto il sole cocente, per cui niente, sono un po' così, ancora provata dalla camminata. Dopodiché avevo pranzato, sono andata a fare la spesa e sono andata a ritirare un pacco di Shein che mi è arrivato qualche giorno fa, ma non ero ancora riuscita ad andare a prenderlo perché questo weekend c'è stato il matrimonio di mia mamma, quindi insomma sono andata da lei a festeggiare, ecco. Tra l'altro volevo mostrarvi la bomboniera che ci hanno dato. Vado a prenderla un secondo, che secondo me è molto carina. E io l'ho scelta di questo colore perché è abbastanza in linea con i colori della mia casa. E praticamente il brand si chiama Olivetta, infatti questa ricorda un'oliva e c'è di tantissimi colori. Secondo me l'azzurro è molto carino, ma ce n'è uno giallo, che è bellissimo, uno color oliva che è stupendo. Io l'ho preso appunto di questo colore perché è più in pandan, diciamo, con tutti i colori di casa mia, come vedete. Anche gli strofinacci, le cose sono quasi tutte azzurre, quindi secondo me per una casa al mare diciamo che questo è più adatto. E dentro contiene appunto olio e non so se lo userò mai perché non ho il coraggio di aprirlo, è troppo carino, mi sento quasi in colpa a rovinarla. La confezione è proprio carina, carina. Ora vi mostro un attimo la spesa e poi andiamo ad aprire insieme il pacco di Shein, così vediamo cosa mi è arrivato. In teoria sarebbero dovuti essere, cioè ci sarebbe dovuto essere, ce la posso fare, avrei dovuto ricevere più cose dentro questo pacco, ma me l'hanno diviso in due. Io non capisco perché abbiano fatto questa cosa della spedizione rapida di alcuni capi e basta, non ha senso perché adesso devo andare 2 volte a ritirarlo, però vabbè, fa niente, cosa devo farci? Andrò. Ho preso dei vestiti per dei matrimoni perché io faccio, cioè non fa ridere questa storia, però è una storia curiosa. A 26 anni io non sono mai andata a un matrimonio e il primo matrimonio a cui ho partecipato è quello di mia mamma. Questa cosa veramente è strana, però vabbè, non è un problema. Solo che appunto questo weekend c'è stato il suo, il mese prossimo ne ho uno di una mia collega e quello dopo ancora c'è, ho il matrimonio di una delle mie migliori amiche che mi ha chiesto di fare da damigella. Quindi insomma, tutte queste cose accumulate hanno fatto sì che io comprassi i vestiti su Shein perché assolutamente sono troppi soldi messi tutti insieme, concentrati in 3 mesi da spendere, quindi. Così, speriamo che siano carini, se no non lo so, non ho molte altre alternative. Comunque vi mostro la spesa che ho fatto all'Adoro. Ho preso uva senza semi, che era in offerta, perché se no quella di Doro di solito costa un sacco di soldi. Poi ho preso le crocchette di verdure con patate e rosmarino, queste qui le faccio in friggitrice ad aria e me le porto a lavorare e le mangerò sia domani che dopodomani. Poi ho preso fagiolini freschi, prodotto italiano, questi qui, che metterò a bollire stasera. Io di solito i fagiolini li faccio semplicemente con un po' di aceto e olio e sale. Poi ho preso queste bruschette per portarmi, cioè se ho ancora fame, come un po' come sfizio. Adesso assaggiamo insieme queste perché, come vedete, ho provato ad aprirle per assaggiarle mentre tornavo a casa, ma non ci sono riuscita. Quindi queste qui che sono a funghi e burro, temo che questi siano terribili, per questo le assaggio subito e ne ho comprato un altro paio alle olive e sale.
così ho detto sono andata su un gusto più classico. E poi ho preso questi biscotti, che anche questi spero che siano buoni, riso e latte. Poi una tavolettina di cioccolato fondente solito che prendo sempre. Poi ho preso il tacchino arrosto, che fa sempre comodo da tenere in frigorifero. E per ultimo questo formaggio qua, che non avevo mai preso prima d'ora, della Osella. Non ho idea di che gusto abbia, secondo me è tipo un primo sale. Io non amo molto il primo sale, ma va bene così, nel senso che gli altri formaggi erano... Cioè, ecco, la Doro ha un range di formaggi, una gamma di formaggi non molto interessante da frigorifero. Invece al banco sicuramente ne ha tantissimi, ma da frigorifero di questi qui non ne ha molti. E per cui, insomma, ero stanca di mangiare il solito squacquerone, per cui ho detto prendiamolo un altro e proviamolo, magari è buono, chi lo sa. E... allora, in totale ho speso 19,13 euro, quindi buono. E così fino a giovedì ho da mangiare. Stasera invece mi faccio la pasta con il peperone e la ricotta. Allora, apriamo poi. Anzi, prima voglio assaggiare questo. Le forbici. L'odore è strano. Cioè, strano buono, però non mi ricorda molto i funghi. Ah, belline, sono piccine, me le aspettavo un pochino più grandi. Sono buonissime. No, devo smetterla. Allora, non saprei dirvi se sanno i funghi, secondo me no. Ma sono stupende. Queste mi sa che non arrivano domani al lavoro. Sanno di buono, sanno di formaggio. Non ve lo so spiegare. Buonissime. Ecco, sapevo che... No, sicuramente non arriverà domani queste qui. E ok, poi adesso apro anche il pacco di Shein, così poi vado a fare la doccia e mi metto a cucinare la cena, che sono già le 7. Mamma mia, sì, che buono anche il gusto che vi lascia in bocca dopo. Allora, vediamo un po' questo pacco di Shein. Allora, qui c'è dentro il costume da bagno, poi mi è arrivato il vestito per il matrimonio e il vestito da damigella. Ok, allora, quello da damigella è questo qui, è un verde. Ve li faccio vedere così al volo, ma non indossati. Magari poi faccio un video anche a parte di Shein quando arriva l'altro. L'altro pacco li apro solo con voi adesso per vedere come sono. Allora, visto così mi sembra largo e corto, cioè sembrava il vestito più lungo della... Ah no, no, scherzavo, mi arriva preciso preciso alle caviglie, però non capisco. È un po' strano questo vestito, è da capire, perché considerate che questo mi serve per un matrimonio a novembre, metà novembre, che si terrà semi all'aperto, quindi sotto ci devo mettere di tutto e di più, e l'ho preso un po' più stretto per questa ragione, in modo tale sopra da poterci mettere una giacca, qualcosa. Comunque non lo so, devo provare a indossarlo, perché così proprio non... mi destabilizza, non riesco a capirlo. Invece questo qui, secondo me deve essere bellissimo, questo vestito. Sì, poi il colore, ragazzi, il colore di questo. Guardate che peso specifico notevole. Comunque questo è proprio il mio colore, ve lo dico già, so già che mi starà bene.
sì, infatti. È lungo, molto lungo. Vedete, c'è una quantità di tessuto impressionante, è bellissimo. Stupendo questo qui. A parte che li ho pagati 10 euro entrambi. Ma questo, secondo me, è altro che 10 euro. Ne vale tantissimo di più. L'altro potrebbe valerne 10, ma questo è stupendo. Non vedo l'ora di mostrarvelo indossato. Magari sì, ci faccio poi un video. E invece questo qui è un costume intero che ho preso. Un po' più o meno se può starmi, ma direi di sì, più o meno la mia taglia è sempre quella. E è un costume che rimane un po' scollacciato qua e poi si va a legare in vita così. È notevolmente sgambato, però non lo so, devo ragionarci, devo provarmele queste cose, però prima le vado a lavare ovviamente e poi le proverò. Però secondo me anche questo è della taglia giusta, quindi sono molto 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 contenta. Tra l'altro c'è questo colore, è stupendo, bellissimissimo. E niente, vado a sistemare tutto e vado a preparare la cena. Noi non so se ci rivedremo ancora oggi o magari nei prossimi giorni, vediamo. Sì, per oggi è mercoledì, ieri non ho registrato niente perché ho lavorato tutto il giorno e poi al rientro a casa non riuscivo più a parlare, non stavo tanto bene e avevo molto male i denti. Oggi ho scoperto che praticamente mi è venuto un ascesso alla gengiva, quindi eccoci qua. Se avete visto il video della mia terribile estate lo sapete, ci risiamo. Il mio migliore amico Agumentin è tornato, io lo detesto, mi dà il volta a stomaco solo l'odore, quindi sempre un trauma prenderlo, ma non riesco a prendere le pastiglie, quindi per forza le bustine. E niente, come sapete ho fatto un mese di antibiotico quest'estate, ma a quanto pare la sfortuna continua a girarmi intorno. Quindi eccoci qui di nuovo con l'Agumentin. Ne approfitto però per parlarvi di questi qui, che adesso metto subito in frigorifero. Sono dei fermenti lattici, cioè dei probiotici pazzeschi, veramente ottimi. Su di me hanno funzionato benissimo durante tutta la terapia di un mese di antibiotico, non mi è mai venuto nessun altro disturbo. Perché sono stati veramente fenomenali, quindi io ve li consiglio. Costano un pochino perché comunque costano 16 euro e sono 20. Io ne prendevo due al giorno, però perché facevo tre volte al giorno l'antibiotico, adesso magari ne basta anche uno. Comunque io mi sono sempre trovata benissimo, quindi ve li straconsiglio e vanno in frigorifero. E niente, speriamo che funzionino. E anche rapidamente, perché così che mi si sgonfia un po' la gengiva, perché fa male, notevolmente male. Infatti vedete se parlo un po' male è per questa ragione, perché è qua, è su quello in fondo qua dietro, quindi ogni volta che parlo mi dà fastidio. Infatti adesso smetto di parlare, io vi saluto. E volevo farvi vedere anche il pacco che mi è arrivato da Shane con dentro un sacco di cose per la casa, ma non me la sento assolutamente, quindi vi farò un video probabilmente con tutti gli acquisti dell'ultimo periodo, così vi aggiorno e basta, questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video, ciao.